Hola, non posso alzare troppo il tono della voce perché sono... Non va l'orologio. Comunque, tipo l'una, forse mezzanotte, e io ho deciso che voglio cambiarmi il colore di capelli. Cioè, si può, è ragionevole secondo voi decidere di cambiare il colore di capelli a quest'ora? Sì, raghi, se siete come me che avete cambiato spesso colore di capelli, sapete che quando piglia lo schiribizzo non ce la fate ad aspettare, non ce la fate, soprattutto se avete il materiale in casa. Io in questo caso ho guardato che tinte avevo perché volevo proprio cambiare colore. Calcolando che non è che posso fare grandi cose avendo il fucsia e non volendo decolorare per non rovinare i capelli, anche se comunque sia abbastanza scolorito da quando me l'ha fatto Cili, non so se vi ricordate, ma è normale, non è colpa sua, anzi è durato fin troppo. Che puzza di merda ce l'ha la lettiera dietro di me. E ho deciso di fare i capelli a due strati, nel senso la parte... Sì, sono un po' unti qua sopra, ma non è che non li lavo da 20 giorni, cioè da ieri. Sapete che un giorno sì, un giorno no, li lavo e il giorno no. E il risultato è questa splendida unticiume nella parte che è naturale. Infatti vedete che sotto sono secchi. Voglio farli sopra neri, però stavolta uso un nero semipermanente, quindi vuol dire che... Qualche lavaggio e se ne andrà. Non faccio la cagata dell'altra volta che uso la tinta vera nera e ciao! Mi è durata 14 anni. No, stavolta uso la semipermanente, quindi stica, ci sta. Della Stargazer, nuova proprio, non so neanche perché l'abbia comprata, ma ce l'ho. E sotto uso sempre della Goldwell Lumen, che è la mia marca preferita con cui mi tingo di fucsia, di viola. Uso il rosso, che in realtà non è propriamente un rosso, ma è un... Sì, in effetti è un... In realtà nei capelli viene un po' pugnato. Cioè, vedete, questo è il rosso. Mentre il PK, che è... Oh, il fucsia, è così. Vedete, la differenza c'è. E io penso che farò un mix di tutti e due. L'ho appena versato nel lavandaino. Molto bene. Devo farlo tutto in sussurrato. Boh, vabbè. L'ho fatti per anni i video sussurrati. Perché non volevo disturbare i miei. Senza sta cazzo d'abitudine di fare i video di notte. Allora, metti i guanti. Belli. Complimenti, come sempre. Le tinte. No, prima mi dividi i capelli. Allora. Non è che posso aspettare d'animo. E questa è la parte di sotto che farò appunto prugna, cioè prugna fucsia rosso. Ora vedo che colore viene. Vorrei fare una ciocca qua fucsia e una nera, ma non lo so. Questo lo lasciamo per ultimo. Ora partiamo da questo. Ma perché sto facendo questa cosa? Perché qualcuno me lo dica. E so che me ne pentirò, così tantissimo. Mettiamo il rosso. Partiamo. Oh mio Dio, raghi. Ma è scurissimo. Ragazzi, ma quanto scuro è? No, è scuro. Vabbè, poi magari chiarisce perché nel guanto non è mica fucsia, cioè non è mica questo colore scuro, vero? Comunque ormai sto canale sta diventando solo capelli, non so perché. Vi chiedo scudo, ma alla fine bene o male si parla sempre dei miei cazzo di capelli.
Tanto riesco a portare il trash anche parlando di capelli, non si sa come, non si sa perché. Comunque, vi ripeto, la Goldwell Lumen è la tinta migliore che possa esistere, secondo me. Che è proprio quella che usano i saloni di parrucchieri. E quelli buoni, ovviamente, i saloni di merda non usano questa. Dura tantissimissimo. E tinge anche i capelli naturali, ovviamente ripressati, non è che si vede come se fossero capelli decolorati. Però tinge. Infatti io quando mi faccio la ricrescita castana, quando mi continuano a ricrescere, si vede il castano più chiaro mio e poi un castano con riflessi fucsia o viola, a seconda del colore che metto, più scuro. Quindi vuol dire che fuzzica. Se uno più uno fa due. Ma perché mettono sti guanti per palpare le nespole al supermercato? Cioè, ma costa tanto mettere un paio di guanti più degni? Cioè. Ciao pallino, spostati di lì che ti pigli gli schizzi colorati, eh? Spostati mamma, per favore, eh? Che io ho sempre voluto un gattino fucsia rosso, ma non quelli. No, quelli babbo e dopo gli babbo. Ok, non lo so, raga, io ho sempre più paura di farmi il nero. Perché l'avevo fatto tempo fa e non è che mi stesse sto granché. Metà testa un conto. Vabbè, dai, chi se ne frega, lo faccio. Cambiare ci sta sempre. Sì, certo, magari cambiare in positivo, lo fa, sai com'è. Però il fucsia l'ho usato, è strausato, cioè è il colore che ho più usato, il fucsia, il viola anche, l'ho tenuto un bot e va veramente scotrommato la Wilder, pur essendo il mio colore assolutamente preferito. Questo è simile al fucsia, con il nero che comunque mi piace, perché a me piacciono un po' le cose un po' gotiche, un po' dark, anche se ovviamente mi vesto colorata, mi piace tutta la roba neon, fucsia, holo, però minchia, mi piace un sacco a me il stile gotico così, sì che non è che si fa in nero, minchia sono dark, no, però mi piace. E soprattutto dopo un po' mi rompe il cazzo tutto, quindi mi devo assolutamente cambiare, almeno i capelli, visto che la mia vita è di merda, non posso cambiarla, posso cambiare almeno i capelli. Non chiedo tanto. Quanti di voi in quarantena hanno cambiato taglio e colore? Scommetto troppi. Delle youtuber che seguo praticamente l'hanno fatto tutti. L'ha fatto Lili Meraviglia, l'ha fatto Ilaria Trucco. Hanno fatto così praticamente tutti, solo che la maggior parte l'ha fatto quando la quarantena era piena. Io lo sto facendo ora che la quarantena è finita. Essere trasgri proprio. Ok, li ho fatti. Ora prendo il nero e vado a mettere il nero. Piazza. Vado a fare di tutto questo nero, ma sono sicura? Non so se sono sicura. Ma sì, dai, cambio un po', basta pensarci, vai, tanto sono brutta per qualsiasi modo, quindi di che cazzo mi sto a preoccupare. Boom, cesso per cesso per 3-14, no, cesso per cesso, cambio un po'. Me ne sto già vendendo. Anche perché secondo me il nero dopo qualche lavaggio si toglierà e diventerà un grigio culo. Vabbè, in quel caso andrò a ritonalizzare con il rosso, il viola, il fucsia, quello che è. Sì, dai, ce l'ho. Sono agitatissima.
Ma è nero, vero? Pitch black, che cosa vuol dire? No, perché c'era scritto pitch black, raghi. Pitch black non è nero. Questo momento mi prude anche la schiena. Sarà un tic nervoso, ma come me la gatto? Aiuto. Cazzo, mi prude la schiena. C'è il bagno che è da buttare. Buttare. Sapete cosa vuol dire buttare? Sì, lo sapete. Che poi io fino a 5 minuti fa ero nel letto a guardarmi un film tipo semi-erotico con Asia Argento su Cielo, che la sera danno dei film orribili, dovrebbero essere tipo semi-erotici, in realtà sono deprimenti, horror tremendi. E mi è venuto lo schiribizzo guardando lei che aveva i capelli neri. Ho detto, ma cazzo, però i capelli neri sono belli. Però peccato che lei è bella, no? E ho detto, cazzo, se facessi sta cosa. Quindi la colpa è di Asia Argento, eh. Super badalotto. Non è che mi sto rovinando i capelli in questo caso, eh. I capelli ce l'ho rovinati per le decolorazioni, quello sì, ovvio. Infatti il mio sogno sarebbe farmi il trattamento Olaplex, ma costa un occhio la testa la testa. Se qualcuno me lo vuole regalare, ho scherzo. Ho scherzo, se qualcuno me lo vuole regalare. Poi vedo la gente su Twitch che fa delle donazioni assurde alla gente. Su YouTube non dona a nessuno. Ma com'è sta cosa? Tutti i milionari vanno su Twitch. Cioè, vedo gente che dona a gente che ha già i soldi, 200, 300, 500 euro così sull'unghia. Ma perché? Ok, allora ho fatto tutto nero, ma nella base ci ho messo ancora un po' di color RV, che sarebbe un rosso fucsiato. Perché magari gli dà un po' di riflesso, non sembra proprio una comare degli anni 20, tutta nera, con la faccia cadaverica. E, boh, visto così mi faccio qua carissimo, però vediamo una volta poi lavati. E ci vediamo dopo, una volta che l'ho lavati, vi farò vedere il risultato. Sono una cretina. Allora, è tardissimo e i capelli sono venuti così. Cioè, neri con dei riflessi violacei perché sotto era fucsia. Ci sono delle zone blu, forse perché ho messo il rosso sul nero, il rosso e nero fa viola. E dietro sono fucsia tipo rossi. Nel complesso non mi dispiace, non so se rifarmi la frangia, consigliatemi un po', tipo, Palino cosa fai? Tipo così, più corta o di lato, consigliatemi un po'. Palino, vediamo Palino che cosa mi consiglia. Pallino, se vieni qua con la frangia. Pallino dice con la frangia. Pallino, come ti piaccio di più io? Sempre, vero? Perché sono la tua babba. E? Così o così? Pallino, amore mio? Amore mio? Guarda, c'è la tua mamma sullo schermo. Vabbè, raghi, questo è il resultato. Ah, però vi metto un po' di foto. E poi faccio anche un po' di foto domani, di giorno. È vero, Pallino? Ti piace la mamma multicolor? Vabbè, questo tutto c'è dalla fine. Vediamo, vediamo, vediamo. Thank you.